confine che c'è tra il Trentino e il Alto Adige, limitato qui dal Passo Mendola, per me significa un'unione tra due mondi, tra due realtà. Ci sono migliaia di turisti che passano qui e che magari non sanno dove sono, non conoscono queste particolarità di confine dei due popoli, di quello che ci sta dietro, anche la storia che ha avuto il Passo Mendola in passato. Qui c'è sicuramente un confine fisico, un passo che delimita le due popolazioni, le due realtà, mentre dall'altra parte, verso il Passo Palade, c'è una continuità tra i terreni, tra i territori, e quindi è più un cosiddetto confine nascosto, come anche è stato definito ai tempi dai famosi studiosi che l'hanno analizzato ormai a fine anni 60 o 70, quando era. Quindi qui sicuramente è il territorio che demarca, la cresta demarca il territorio trentino da quello altoatesino, e quindi il popolo italiano o latino da quello germanico. Visto che mio padre proviene dalla Val di Non, è un non esodoc dell'alta Val di Non, mentre mia madre proviene da un maso nel comune di Laives, e quindi il Passo Mendola sicuramente è stato anche un'unione tra il mondo italiano e tedesco. Fin da piccolo mi ricordo che il Passo Mendola lo percorrevamo nell'andare a trovare mia nonna ogni 2 settimane, e quindi era sempre un'avventura in 3 o 4 fili in macchina e così via. Poi, crescendo, il Passo Mendola lo vedevo più come anche un percorso da percorrere in bici, visto che sono anche uno sportivo appassionato di bici, ed era un po' una meta riuscire a salirlo ovviamente dalla parte del Trentino, ma dall'Alto Adige, e riuscire a percorrerlo totalmente era stato già una prima conquista, ecco. Mi raccontò che da giovane era partito da Fondo con una vecchia graziella, era andato fino a Caldaro a farsi un giro ed era tornato impiegandoci in pratica una giornata, però lui e un suo amico erano riusciti a percorrerlo, ecco, anche con queste bici sgangherate ai tempi, e magari con un fondo non asfaltato, ancora con lo sterrato. Sì, mi sento un noneso, ovviamente ho avuto la fortuna fin da piccolo, avendo una parte, un genitore italiano, un genitore tedesco, di poter crescere conoscendo entrambe le lingue, e ho avuto la possibilità di frequentare le scuole dell'obbligo in Alto Adige, a San Felice. Se andiamo molto indietro nel tempo, all'inizio del Novecento, quando proprio questo territorio dell'Alta Val di Non era un territorio povero di contadini, tanti nonesi scendevano a Mendola, come scendevano magari il Passo Palade, per andare a lavorare, fare le stagioni di raccolta, e quindi era più vissuto anche emotivamente, perché si andava a portare a casa poi il pane per vivere, no? Negli ultimi 50-60 anni forse l'Alta Val di Non ha avuto un periodo comunque abbastanza florido, e quindi non c'era questa necessità, ecco, di andare a emigrare, per lavorare. Che nella mia famiglia abbiamo molti molti legami ancora con nipoti o pronipoti degli emigrati dell'inizio anni 900, ecco. Ed è interessante anche comunque tenersi in contatto. Magari adesso noi come nuove generazioni parliamo in inglese, non parliamo più in italiano o in noneso, e anche se loro cercano di buttare dentro qualche parola in noneso, perché magari l'hanno sentita dai nonni o dai genitori.
e vedo che sono molto legati, insomma, quando tornano in Val di Non parlano ancora del Tirolo, perché all'epoca era il Tirolo italiano, e hanno nel cuore ancora questa terra. Ovviamente vederla oggi è totalmente diverso rispetto a quando è stata lasciata dai loro antenati, e la vedono come una terra ricca, bella e piena di cultura. Mangiano canederli, polenta, vanno pazzi ovviamente per tutto quello, i tortelli e patate, e cercano anche di cucinarli. Noi abbiamo parenti nello Utah, nello Wyoming, e insomma sentirsi che mangia la polenta al di là dell'oceano fa specie, insomma. Si definiscono Tirolean, no? Con questo di Tirolean, no? Trentino Tirolean, ecco. L'Alto Adige, sì, è un po' difficile dire perché il confine qui a pochi metri, secondo me, è un po' sotto il confine. Ah no, siamo già nel... sono sbagliato, è già provincia di Bolzano. Quindi è difficile anche definire proprio perfettamente il confine.